soddisfazione per tutti coloro che lavorano a Libertate e Libertà, Liberta.it ed altri media. Così Donatella Ronconi, presidente dell'editoriale Libertà, ha commentato il premio, ovvero un dipinto raffigurante i chiostri del Duomo di Piacenza, ricevuto oggi all'Università Cattolica nel corso della convention dedicata agli scenari commerciali e alle nuove competenze manageriali, che ha portato a Piacenza top manager e imprenditori di fama internazionale. Noi siamo veramente una fabbrica di comunicazione, quindi il nostro vero prodotto è la comunicazione e quindi è stato un omaggio che ho gradito moltissimo. Ho potuto dire, perlomeno illustrare a grandi linee quello che è il nostro mondo, che non è solo il mondo del giornale ma anche della televisione e del web. Abbiamo insieme a noi il gruppo Espresso, che sicuramente è maestro anche in questo, però noi siamo una realtà piccola e sicuramente molto agile nel saper gestire tutti i mezzi, e di questo noi dobbiamo andarne fieri e soprattutto cercare di perseguire sempre in questa direzione, perché la direzione vera è la multimedialità, e abbiamo visto che i ragazzi giovani sono molto disponibili, e lo si è visto proprio oggi nel raccontare, nel far raccontare anche agli adulti le loro esperienze, e questo è una bellissima cosa. Dobbiamo sicuramente, collaboreremo ancora con la Cattolica, perché abbiamo trovato uno staff di professori e di allievi veramente degni di fare questi studi. Premiata per il legame che il gruppo Libertà ha creato con il territorio piacentino, Donatella Ronconi è stata definita, oltre che una grande imprenditrice, una donna di coraggio. A Libertà, ha affermato la Presidente, il numero delle donne è cresciuto negli ultimi anni e oggi siamo quasi in parità. A Telelibertà invece le donne sono in maggioranza. Il mondo femminile per antonomasia è la televisione, quindi io devo omaggiare Nicoletta Bratti, che ha preso le redini della comunicazione visiva e è stata bravissima nel creare questa parte collaterale del giornale, che però non è solo collaterale, ma come tutti gli arti di un organismo sono tutti fondamentali.